C'è un nuovo inquilino nel mio palazzo. E sta anche bloccando il traffico. Voglio proprio vedere che faccia. Guarda, guarda. Ragazzi, che sventola. Faccia attenzione, agente. Agente Kerry Mahoney al suo servizio. E dove devo sistemarli? Ah, al diavolo. Signorina, ha dimenticato il paralume. Signorina, non è vero? Ecco il suo paralume. Ma lei, la gente, l'aiuta sempre così? Beh, proteggere e aiutare sono due cose che ho nel sangue. A proposito di sangue, di aiuto, potrei aiutarla invitandola a cena? Le lascio sempre senza parole. Ma perché proprio stasera, contatto 36? Gli uomini di Mr. Bambuti sono alle costole, Volpe Rossa. Devi disfarti del transistor. E va bene, sarò lì in un'ora. Volpe Rossa e il transistor, entro subito in azione. Sì, la colla dovrebbe tenere. Una romantica cenetta a lume di candela per la mia nuova fiamma. Lascia che senta questo profumino e non saprà resistermi. Mahoney, sei in casa? Sono Lona, la tua nuova vicina. E lei? Ho mietuto un'altra vittima. Ciao, mi stavo chiedendo se per caso eri libero questa sera. Per te sono sempre libero. Per combinazione avevo preparato una cenetta per due che è quasi pronta. Cucù. Beh, può bastare anche per tre. Lei è la mia nipotina, si chiama Nelly. Passerà il fine settimana con me. Mahoney, non potresti tenermela per questa sera? Io ho un appuntamento importante. Vabbè, ecco. Di chi altri potrei fidarmi se non di un rappresentante della legge? Beh, certo. Sono certa che la piccola Nelly sarà al sicuro fra le tue forti braccia, agente Mahoney. Se non hai altro da darle, ci sono due biberon di latte. Latte, va bene. E dopo mangiato, ricordati di cambiarle il pannolino. So cambiare una gomma, saprò cambiare un pannolino. Io sarò di ritorno tra qualche ora. Ciao, piccola Nelly, ghidi 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 ghi. Io sono Mahoney, il tuo cavaliere di stasera. Hai fame? Perché non assaggi questa purea? Aggressione a pubblico ufficiale. Potresti beccarti 20 anni di girello. Ma che maniere! Dirmi dove hai nascosto il microchip. Io non so di cosa stia parlando, gliel'ho già detto. Stupida gallina, ti rendi conto di cosa significhi per me quel microchip? Molti paesi pagherebbero una fortuna per avere un circuito che può intercettare le comunicazioni. Una spruzzata di gas della verità ti attiverà la memoria. Allora, dove hai messo quel microchip? L'ho nascosto dentro al sonaglio. Solo fagioli! Voglio la verità! La bimba deve avere scambiato i sonagli. E dov'è la marmocchia? Con un babysitter. Appartamento 306. Voglio quel sonaglio, intesi? Nelly, no! È un po' presto per il bagnetto! Fare il poliziotto è meno pericoloso. Pizzi pie? Sogni d'oro, piccolina. Io darò una ripulita. Oh!
Eh no, questo è troppo. Qui è Mahoney. Richiedo intervento di supporto immediato. Ehi, Mahoney, tutto bene? Ehi, dov'è l'aggressore? È in questa cesta. Vittibù! Cosa? Una bambina? Beh, ecco, sì. Si chiama Nelly e... ed è armata e molto pericolosa. Oh, che batuffolina! Cotti, cotti, cotti! Sbirri? Ma che cosa ti succede, Nelly? Io di solito piaccio ai bambini, ve l'assicuro. Ci penso io a farla smettere. Ti piace il coniglietto? Ecco qui una bella giraffa. Che ne dici di una simpatica ranocchia? Niente male, Aitawa, ma lei ha bisogno della fiaba della buonanotte. C'era una volta una principessa. E poi improvvisamente venne un tremendo uragano. L'oceano era in tempesta. Forse è meglio arrivare subito al lieto fine. La principessa udì in lontananza il galoppo di un cavallo. Stava arrivando qualcuno. Un bianco destriero passò sul ponte levatoio. Chi mai poteva essere? Cattillo, cattillo! So che le mie storie sono realistiche, ma questa poi... Adesso ti concio per le feste! Voglio proprio vedere! Ora capisco. Nelly voleva avvertirci che quel tipo era appostato qui fuori. Hooks, porta Nelly al distretto. Là sarà più sicura. Nessuno può entrare in casa mia e poi passarla liscia. L'abbiamo quasi beccato. Ora vi faccio strada io, soci. Me lo daresti un passaggio? Allora, che cosa ci facevi nell'appartamento del mio amico? Dovevo arraffare il sonaglio della bambina prima che sua zia lo consegnasse alle autorità. C'è un microchip in quell'aggeggio. Dov'è Luna? Mister Bambù la tiene nel suo nascondiglio giù in metropolitana, linea 9. Toccate il numero e troverete l'ingresso. Portalo al distretto, Aitawa. Con piacere. Bimbo delizioso, capelli biondi, occhi blu, è proprio come me. Affermativo, e che braccia forti, proprio come me. Ehi ragazzi, ma chi avete arrestato? La sorellina minore di Billy the Kid, il famoso bandito? No, Zed, semmai questa è Nelly the Kid, la famosa bambina. Mahoney stava facendo il babysitter e due brutti tipi hanno cercato di rapirla. L'abbiamo portata qui così sarà al sicuro. Beh, sarà al sicuro dai ceffi, ma chi la salverà dal capitano Harris? Abbiamo un problema più immediato, falla a babordo. Consiglio di cercare subito un pannolino. Dubito che qui troveremo dei pannolini, tac. Ma ci deve essere qualcosa che possiamo usare. Oh, ho trovato! Linea 9, eccola. Dopo di lei, Jones. Ok, tu ti occupi della guardia e io libero Luna. D'accordo. Sì. Ti conviene sedere sulla poltrona, amico. Ho cattive notizie. Sei sollevato dall'incarico di guardia da subito. E chi lo dice? Lo dico io.
Ok, Romeo, è il tuo momento. Ciao, ciao, sono il principe azzurro, anzi blu. Liberarti? Io ti libero solo se prometti di uscire a cena con me. Quel tizio li fa bene i suoi nodi, eh? Non mi resta che una soluzione. Bene, bene. Che cosa succede qua? Mi sa che la cena salta. Sei spacciato, amico. Sei caduto in trappola ormai. Una asno! Oh! Chissà se un giorno o l'altro imparerò a tenere la bocca chiusa. Cotone. Acqua. Acqua. Borotalco. Borotalco. Pannolino. Pannolino in arrivo. Spilla d'avaglia. Spilla d'avaglia. Wow, ce l'abbiamo fatta. Rector, vuoi venire nel mio ufficio? Subito, capitano! Chess! Ehi, voi, cosa diavolo ci fate nel mio ufficio? Dunque noi? Stavamo andandocene, signore. E non venite più qui a ficcare il naso! Ehi, ragazzi, ascoltate. Dobbiamo prendere il sonaglio di Nelly. All'interno è stato nascosto un microchip che sua zia Lona avrebbe dovuto consegnare alle autorità. Oh, non temere, sono certa che la piccola ce lo presterà volentieri. Chi ha Nelly? Nelly? Dov'è la bambina? Proctor, lo sai di essere il più grande imbecille che sia mai esistito? Grazie, signore, ma non sono stato io. Ah, no. E allora chi è stato? Nelly? Eh? No, non farlo. Vieni qui dalla zia Ux. Nelly! Su, diamole una mano. Non andrete da nessuna parte se non mi dite cosa sta succedendo. Mi scusi, signore, ma questa è un'emergenza. Glielo spieghiamo dopo, signore. Sicuri di non volermi dire dov'è il sonaglio? Al distretto di polizia con la bambina. Andate subito al distretto di polizia e recuperate quel microchip. Io vi seguo. Ma io l'ho già fatta la doccia stamattina. Grazie per l'informazione, signori. È stato un piacere conoscervi. Avete fatto del vostro meglio. Questo buco si sta riempiendo d'acqua. Speriamo che almeno sia minerale. Qui sotto non c'è. Questa sì che è una fortuna. Prendiamola. Toccate la bambina e vi riduco in polpette! Oh no, Nelly, ti prego non farlo! Oh, questa bimba mi farà venire i capelli biondi! Su! Nelly, se non accosti immediatamente, mi arrabbio! Nelly! Andiamogli dietro. Zed, vedi anche tu quello che vedo io? Vuoi dire quell'auto che va tutta birra con Ux sul cofano? Ma è Nelly che guida! Segui quell'auto pattuglia. Qui parla Zed, ragazzi, non ci crederete mai. Ux, scansati, Nelly, allaccia le cinture. Ho idea che ci sarà da ballare. Thank you.
Ok, proviamo. C'è qualcuno lassù? Dei piedi che parlano? No, agenti di polizia, abbiamo bisogno di aiuto. Gira la gru da questa parte! Salve, come va? Uxenelli, chiedono rinforzi, ho il sonaglio e mi dirigo verso la sesta strada. Non è lontano. Che ne dite di un ghiacciolo, agenti? Prendiamo tutto il furgone, è un'emergenza, amico. Ehi, accosta prima che ti faccia accostare io. Hai all'occhio. Ehi, Ux! Jones! In carne ed ossa, come sta Nelly? Tenetemi! Foglio tonaglio! Il sonaglio, prendetelo! Facciamo il giro e blocchiamola. Vogliono prendere Nelly. Vieni, amico. Il sonaglio è finito tra le cosce di Tacchino. Troviamolo prima che sia tardi. Sono anni che aspetto una missione del genere. Lega protezione il Tacchino. Non tocchi quella coscia o sparo. Ho trovato il sonaglio! Lo prendiamo noi! Ok, signore, molli il sonaglio! Arma puntata, Callahan! Proiettili mango caricati, tac! Scusi, pardon. Scusi tanto! Te lo insegno, rubare i giochi ai bambini. Preso. Cosa? Ce l'ho fatta, il microchip è mio. Ehi tu, furbacchione, lascia stare la signorina. Ah, beh, non pensavo che sarebbe stato così facile. Facile, eh? Ho bisogno di avere le mani libere per strangolarti. Vediamo come te la cavi col mio bastone laser. Ehi, ma ne abbiamo uno anche noi. Sì, giusto. In guardia! Ma chi era D'Artagnan al mio confronto? Aiuto! Sei stato davvero magnifico, Mahoney. Normale amministrazione. Mi hai dato un grandissimo aiuto recuperando quel microchip rubato. Come potrò mai sdebitarmi? Beh, forse un'idea ce l'avrei. Mm.